Il Foggia indossa l'abito da sera e richiama tutti i suoi tifosi per quella che è la serata per eccellenza, Foggia contro Messina, una gara ad altri tempi. Gentili telespettatori, buonasera, benvenuti dallo stadio Pino Zaccheria. Foggia Messina, dicevamo ad inizio collegamento, Foggia Messina, una gara ad altri tempi, perché entrambe le squadre, due stadi grandissimi, due stadi che hanno visto la Serie A, due città importanti che hanno voglia di ritornare nel calcio che conta. La scenografia è anche imponente, quella della curva sud con il bandierone degli ultra e quella anche della curva nord con numerosi sventoli di bandiere. Le due squadre sono a centrocampo pronte per scambiarsi il saluto. Fuochi d'artificio anche qui allo Zaccheria per questo insolito anticipo del venerdì. Foggia Messina, dicevamo, andiamo allora subito a leggere le formazioni in campo mentre le due squadre stanno togliendo la maglietta celebrativa per una giornata mondiale. Andiamo a leggere le formazioni, dicevamo, il Foggia scende in campo con Narciso, Colombaretti, Sciannamè, Agnelli, Loiacono, D'Angelo, Venitucci, Quinto, Leonetti, che prenderà il posto dal primo minuto dello squalificato Giglio, Cavallaro e Agostino. In panchina, insieme al tecnico Pasquale Padalino, ci saranno Micale, Savarise, Curzio, Grea, Forte, Sicurella e Chiere Mateng. Ecco la scenografia della Nord. Ci godiamo questi istanti iniziali di tifo. Con le due squadre che stanno facendo la foto di rito, andiamo a leggere anche la formazione del Messina: Lago Marsini, Guerriera, Silvestri, Bucolo, D'Aiello, Pepe, Bernardo, Maiorano, Corona, Costa Ferreira, Squillace. In panchina Giuliano, Ignoffo, Cucinotta, Quintoni, Franco, Pagliaroli e Buongiorno agli ordini del tecnico Gianluca Grassadonia, vecchia conoscenza del calcio rossonero, ha vestito la maglia del Foggia negli anni 90 in Serie A. Quindi Gianluca Grassadonia, 9 presenze in rossonero in Serie A. Ormai il direttore di gara si sta sincerando dell'uscita dal campo di tutti coloro che hanno preso parte a questo pre-partita bellissimo, inscenato dalle due curve. Potevamo tranquillamente dire che questa doveva essere la gara di Corona contro Giglio. Purtroppo il bomber rossonero è stato colto da squalifiche e quindi non sarà della partita. In campo dal primo minuto, abbiamo detto già, Savino Leonetti, altro squalificato per il Foggia, e Pan Bianchi, che quindi guarderà la gara anche lì dalla tribuna. Ormai la palla è al centrocampo, i rappresentanti dei tifosi stanno uscendo dal rettangolo verde e il direttore di gara, che è il signor Andrea Tardino della sezione di Milano, è pronto a dare il calcio d'inizio, coadiuvato dai signori Salvatore De Fina di Cesena e Nicola Croce di Fermo. Serata particolare peraltro per questo anticipo della 24esima giornata del campionato di Lega Pro Seconda Divisione, concomitante con il santo degli innamorati, San Valentino. E questo è il risultato di tutti coloro che sono innamorati della maglia rossonera. Foggia che attaccherà dalla sinistra, dalla destra verso sinistra dei vostri teleschermi. La partita è appena iniziata. Subito Messina in difesa con il retropassaggio per Lago Marsini, il rinvio oltre la metà campo del numero 1 bianco scudato, il recupero da parte di Quinto che lancia in profondità Colombaretti, arriva in anticipo su di lui Silvestri che rilancia ancora una volta indietro per Lago Marsini al secondo rinvio. Sono passati soltanto 19 secondi, gentili telespettatori, e il numero 1 del Messina è già stato costretto a due rinvii. Ecco che la palla viene restituita subito a Colombaretti, che si appresta a rimetterla in gioco con le mani. Venitucci
si fa vedere per la soluzione corta, preferisce Leonetti che riesce a stoppare di petto, la palla di ritorno poi non ha un buon effetto e Costa Ferreira, il portoghese autore già di 6 reti durante questa stagione, riesce a recuperare la sfera, sfera che ritorna comunque dalle parti del Foggia con Chanamé che prova a far tutto da solo, lancia in profondità Cavallaro, la palla è leggermente deviata e poi la finta di Pepe, retropassaggio di testa da parte di Daiello e la presa sicura da parte del numero 1, classe 1993, Ettore Lagomarsini nel giro della nazionale di Lega Pro. Il rilancio mancino del numero 1 peloritano raggiunto da Colombaretti di testa, la palla poi naviga nel cerchio di centrocampo raggiunta da Maiorano che poi la tocca all'indietro, il rilancio con Leonetti che va a contrasto in maniera regolare secondo l'arbitro, palla recuperata da Lo Iacono che tocca per Colombaretti, la palla per Venitucci non è precisa, il Messina prova adesso ad avanzare nella metà campo rossonera, c'è il fallo ai danni di Bucolo, quindi calcio di punizione in favore del Messina. Gentili telespettatori, quando siamo giunti al secondo minuto di gioco, Foggia e Messina sono ancora ferme sullo 0-0, calcio di punizione per i peloritani, appena battuto, palla per Pepe. Nel mercato di gennaio Pepe raggiunge il Messina, era stato più volte accostato alla maglia rossonera, attenzione perché Guerrera prende le spalle ad Agostino nel cross al centro al limite dell'area e poi il colpo deviato, la palla recuperata da Maiorano e il Foggia riesce ad uscire indenne in un primo momento, c'era probabilmente un fallo da parte di Costa Ferreira, l'arbitro non è dello stesso avviso, Silvestri prova a mantenere attivo il reparto offensivo del Messina, il rilancio poi da parte di Pepe. Agostinone in anticipo, ottimo, e poi Leonetti può far ripartire il contropiede rossonero, Agnelli sbaglia tutto e Guerriera riesce ad arrivare sulla palla subendo poi il fallo da parte di Savino Leonetti richiamato dal direttore di gara Tardino di Milano. Calcio di punizione in favore del Messina, è la grande opportunità per Savino Leonetti che è da un po' di tempo che non parte nell'undici titolare del tecnico Pasquale Padalino. Riparte il Messina con il retropassaggio di Daiello che raggiunge Pepe. Messina che si schiera con un 3-5-2 con le due ali molto alte, Guerriera da una parte e Costa Ferreira dall'altra. Attenzione perché adesso il rilancio tra le linee trova l'intervento di Agnelli che può far ripartire la manovra del Foggia con un lancio chirurgico per Cavallaro che riesce a raggiungere la sfera, spinto alle spalle da Daiello, l'arbitro non è per il calcio di punizione in favore del Foggia, quindi ci sarà la rimessa con le mani per i siciliani, è pronto subito Guerriera per Maiorano, riesce a girare la palla ma Chanamé arriva in anticipo in due tempi, Venitucci in anticipo su di lui, c'è Pepe, il recupero da parte di Silvestri che può far partire il contropiede peloritano, la palla arriva a Bernardo, arrivato anche lì nel mercato di gennaio, palla per Costa Ferreira, Costa Ferreira contro Lo Iacono, arriva in raddoppio su di lui quinto, Costa Ferreira sembrava voler caricare il sinistro e poi sbaglia tutto con un assist fuori misura, manda fuori giri Silvestri che non riesce a raggiungere la sfera. Entriamo gentili telespettatori nel quinto minuto di gioco, Foggia e Messina sono ancora fermi sullo 0-0, intanto il Foggia si mette in una bruttissima situazione a livello difensivo e ancora non ne esce con Narciso che in questa occasione riesce a rilanciare lungo, Leonetti braccato alle spalle dal numero 6 peloritano ed arriva l'avvertimento anche per lui, quindi Pepe avvertito da Tardino di Milano per questo fallo, ha letteralmente stretto nella morsa delle sue braccia il numero 9 rossonero di quest'oggi, Savino Leonetti. Pochissime le unità giunte da Messina, contiamo 6 tifosi della squadra siciliana che intanto è totalmente rivoluzionata rispetto allo 0-3 della gara di andata quando il Foggia andò ad imporre oltre che il proprio gioco anche il risultato, un 3-0 netto figlio delle reti di Giglio Licata e Zizzari poi al 94esimo. È un Messina totalmente diverso con gli arrivi dei nuovi in campo, ci sono oggi Squillace, Bernardo, Pepe, Daiello, Bucolo, tutti i giocatori che sono arrivati nel mercato di gennaio e ricordiamo che in panchina per la squadra di Gianluca Grassadonia c'è anche l'ex difensore rossonero Gianluca Giovanni Gnoffo, il classe 77.